Sabato 27 aprile, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. A Castellanza, dopo l'improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini, la guida dell'amministrazione comunale passa nelle mani della sua vice Cristina Borroni. Sentiamo Veronica De Rio, immagini dell'agenzia Blitz. Sarà proclamato lutto cittadino a Castellanza per il sindaco Mirella Cerini, 50 anni, morta il 25 aprile, subito dopo le celebrazioni. Aveva indosso la fascia tricolore. Ha avuto malore fulminante nel cortile del comune ed è stato impossibile salvarla. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia e il funerale dovrebbe essere celebrato immediatamente dopo il 1° maggio. Non è escluso che sarà già giovedì prossimo e sarà allestita la camera ardente in comune. Nel mentre, a prendere le redini dell'amministrazione, come prevede la legge, è il vice sindaco Cristina Borroni, che sottolinea: mai e poi mai avrei fatto questa scelta, ma lo devo a Mirella e alla città, farò il meglio possibile. Intanto la comunità, non solo di Castellanza ma di tutta la zona, è sbigottita, con il cuore pesante. Domani, domenica 28 aprile, ci sarà il primo momento di ritrovo pubblico con la fiaccolata degli oratori, partita da Novacella, e arriverà in città facendo tappa proprio in municipio verso le 17:30 per rendere omaggio a Mirella Cerini, sindaco amatissimo, anzi sindaca come amava farsi chiamare, e poi tutti a San Giulio per la messa delle 18. Ladri di biciclette a Saronno. Scatta l'allarme, ne viene rubata una al giorno. Il servizio di Roberto Banfi. A Saronno è stata rubata anche la bici padana, quella verde coi simboli della Lega, dell'ex consigliere comunale leghista Antonio Codega. Qualcuno è entrato nel cortile di casa sua e l'ha portata via. In contemporanea, in pieno giorno, ad una saronnese è stata rubata la bicicletta appena posteggiata, legata, nel centralissimo Corso Italia. Questi gli ultimi episodi avvenuti in città. I furti di bici sono diventati ormai una costante. Secondo una stima, a Saronno verrebbero mediamente rubate una trentina di biciclette al mese, una al giorno. La maggior parte nella zona della stazione ferroviaria centrale, dove è già in progetto una seconda velostazione per consentire ai pendolari di lasciare la loro bicicletta in un'area recintata e protetta, anziché nelle rastrelliere vicine alla stazione, dove finiscono nel mirino dei ladri. Gavirate da paese a città. Ieri sera la cerimonia per l'elevazione è firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'intervento del prefetto Salvatore Pasquariello. Espletata l'istruttoria da parte dei suoi uffici, vista la deliberazione numero 13 del 1 giugno 2023, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Gavirate ha chiesto la concessione del titolo di città, vista la documentazione prodotta a corredo della deliberazione, visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Varese in data 22 giugno 2023, visto l'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, è ritenuto che sussistono le condizioni ivi previste, sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante, decreta: si concede al Comune di Gavirate, in provincia di Varese, il titolo di città. Roma, 15 marzo 2024, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spostiamoci adesso a Parabiago, dove è iniziata la demolizione dell'ex Rede, la storica azienda produttrice di calze sulle cui ceneri nascerà la nuova piazza. Silvia Colombo ci spiega i dettagli dell'operazione. Ruspe in azione a Parabiago per l'avvio dei lavori di rigenerazione urbana che riguarderanno l'area ex Rede, il noto calzificio cittadino. Si tratta solo di un primo lotto di opere che serviranno a riqualificare un'intera palazzina di circa 6.000 metri quadri, che sarà destinata ad ospitare la casa di comunità, quindi servizi sociosanitari territoriali e di prossimità per i cittadini, una nuova biblioteca, una sala polifunzionale, teatro e cinema, diversi servizi al cittadino e uffici comunali.
Il progetto è finanziato interamente con fondi provenienti dal PNRR e dal bando Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare. Varese. Sarà un primo maggio a rischio pioggia. Le previsioni per il meteo per i prossimi giorni a cura di Pasquale Martinoli. Immagini dell'agenzia Blitz. Grigliate a rischio il 1º maggio, il meteo bizzarro di queste settimane non risparmierà la festività di settimana prossima e anche questo weekend si presenta all'insegna del cielo coperto, pioggia a sprazzi, temperature in risalita ma ancora frizzanti. Lunedì è attesa la svolta, sole e massime a 22 gradi. Ci siamo, ecco la primavera, ma il bel tempo durerà fino a martedì e, come detto, da mercoledì 1º maggio il ritorno delle nuvole, con possibili rovesci anche nelle giornate di giovedì e venerdì. Per abbandonare giubbotti e ombrelli bisognerà insomma attendere almeno un'altra settimana. Nel frattempo il livello del lago di Varese, da un mese sopra il livello di piena, è rientrato nei ranghi. Ora a Busto Arsizio per scoprire l'autovolante. Ce ne parla Rosy Brandi. Si può ordinare online come un semplice elettrodomestico, ma per il momento sono aperte solo le prenotazioni perché è tutto esaurito. Si chiama Jetson One ed è un drone con pilota che realizza il sogno di mettere le ali a un'automobile. Appena messo sul mercato, il velivolo ultraleggero ha conquistato già 400 clienti in tutto il mondo. Da settembre comincerà la produzione in Toscana, dove ha sede la Jetson, fondata nel 2017 in Svezia. Che cosa c'entra la provincia di Varese? Nel consiglio d'amministrazione della società siede infatti l'imprenditore bustocco Luca Spada, fondatore e presidente di Eolo. Coerentemente con l'idea che lo portò a fondare la società di telecomunicazioni a supporto dei comuni italiani più piccoli, Spada ha deciso di investire in questa nuova sfida che si prefigge di evitare le quattro ruote per fare velocemente brevi tragitti. Non a caso, l'80% degli acquirenti sono americani, molti proprietari di ranch in Texas. Il Jetson One è monoposto, realizzato in alluminio e fibra di carbonio, mosso da 8 motori elettrici e con un'autonomia di 25 minuti, può raggiungere fino a 120 km. Orari, il costo 128 mila dollari. A giudicare dall'elevato numero di ordini, la tecnologia di questa auto con le ali è destinata a raggiungere vette ancora più elevate. Qualche anticipazione sulla prealpina che troverete in edicola domani. Massimiliano Martini ci segnala i temi più importanti. Buonasera, rivoluzione rifiuti a Varese, tante novità in arrivo a partire dalla riduzione del numero dei cestini dell'immondizia per evitare che vengano utilizzati per gettare i rifiuti domestici. Le elezioni europee sono sempre più vicine, Isabella Tovaglieri ha lanciato la sua candidatura per un nuovo mandato a Bruxelles. In edicola con Prealpina anche gli speciali dedicati alla salute e alla sicurezza sul lavoro con tanti consigli utili. Infine, come ogni domenica, saranno ricche le pagine dedicate allo sport, con il calcio tra Serie C e Serie D e il basket. La pallacanestro varese è chiamata domani all'ultima sfida casalinga della stagione. Al palazzetto di Masnago è già tutto esaurito. Chiudiamo come di consueto con la pagina sportiva. Domani sarà una domenica importante per le nostre squadre, a partire dal basket. Tutto esaurito il palazzetto per l'ultimo match casalingo dell'OGM contro Treviso. Il punto di Giuseppe Sciascia. C'è il pubblico delle grandi occasioni da onorare con una prestazione gagliarda per festeggiare tutti insieme lo scampato pericolo della stagione 2023-24. Domani, domenica 28 aprile, Varese saluterà il pubblico dell'Itelium Arena in occasione dell'ultima gara casalinga dell'annata contro la Nutribullet Treviso. Per la classifica biancorossa vale relativamente poco, soltanto in un caso abbastanza irrealistico, a partire da una sconfitta di 20 punti si rischia l'effettiva retrocessione. C'è tutto apparecchiato per una festa salvezza davanti al sold out di una Itelium Arena che è stata la vera marcia in più quest'anno di una Varese comunque alterna davanti al suo pubblico. 7 vittorie, 7 sconfitte. L'occasione di chiudere domani con un successo sarebbe quello di superare il 50%, avvicinarsi a una posizione di classifica che renderebbe più plausibile la nuova richiesta di wild card per l'Europa, ma soprattutto celebrare davanti ai tifosi la fine di una stagione, almeno in casa, in vista dell'ultima trasferta del 5 maggio a Pistoia, che ha visto pochi sorrisi, nonostante il feeling comunque elevato fra i tifosi ed il gruppo, a dispetto di quanti saranno poi coloro che giocheranno domani l'ultima partita in maglia biancorossa, tra contratti in scadenza e varie opzioni. In Serie D il Varese va a caccia dei 3 punti che gli consentirebbero di blindare i playoff.
affronta all'Ossola la Vogherese. Ci presenta la partita Guido Ferraro. Immagini dell'agenzia Blitz. Penultima giornata del campionato nazionale dilettanti di Serie D, col Città di Varese che domani gioca all'Ossola l'ultima gara casalinga del campionato, che i biancorossi chiuderanno domenica 5 maggio nella trasferta sulle rive del Lago d'Orta allo stadio d'Albertas contro il Gozzano. La squadra di Corrado Cotta cerca la 19esima vittoria, 15esima all'Ossola, contro la Vogherese, squadra in difficoltà che lotta per evitare i play-out o quantomeno per cercare una miracolosa salvezza diretta all'ultimo turno del torneo. Varese al completo, unico assenza il giovane Pisano operato al menisco, ma per il quale la stagione è finita anzitempo. Torna a disposizione Bernacchi, recuperato dopo la distorsione alla caviglia, e il tecnico Corrado Cotta si aspetta una prova gagliarda, soprattutto da parte degli attaccanti Banfi, arrivato domenica in doppia cifra, quota 10 gol, con gli inserimenti dei centrocampisti Zazzi e Palazzolo, e soprattutto dell'attaccante Di Maira, 7 reti sino ad ora, atteso ad un finale di stagione da protagonista. Varese che quindi lotta per centrare una delle prime 4 posizioni per i play-off. Attualmente i biancorossi sono terzi, in vantaggio per gli scontri diretti sui novaresi dell'RG Ticino, che ospitano i liguri della Lavagnese. Infine la C. La Pro Patria è pronta ad affrontare la Pro Sesto. Sentiamo mister Riccardo Colombo. Noi dobbiamo vivere questa partita come una grossa opportunità per noi, che ci può portare andare a fare i play-off. Quindi noi dobbiamo andare in campo con la voglia di vincere la partita. E abbiamo questo obiettivo, perché secondo me la stagione con i play-off diventerebbe ancora migliore, perché quando si raggiunge un obiettivo superiore a quello che ci si era dato inizio anno è una cosa molto positiva, e quindi la mentalità deve essere quella, di andare a vincere la partita e poi vedere gli altri campi. Però non dobbiamo lasciare niente di intentato, non dobbiamo stare qua dopo la partita a dire però se vincevamo, ma non è quello, noi dobbiamo andare tosti, duri a vincere questa partita. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.